Sera. Sera a te. Insomma, credo che anche per un allenatore non sia facile, no? Spiegare un cambiamento in tre giorni. L'avevi detto, si sta caricando tanto da un punto di vista fisico, mancava Erwin, però... Sono altre cose, insomma, noi dobbiamo riuscire a capire che bisogna giocare, metterci un pelino di emozione in più quando anche le cose non vanno per il verso giusto. Dobbiamo essere in grado di giocare con tutti quelli che fanno parte della rosa e non soltanto con uno, con l'altro, con quell'altro. La rosa, l'ho sempre detto all'inizio dell'anno, non mi voglio smentire adesso solo perché c'è una sconfitta, altrimenti perdiamo di lucidità. La rosa è allestita per essere una rosa importante. Purtroppo Brian Cook è andato via negli Stati Uniti, è rientrato solo ieri. Pazienza, insomma, andiamo avanti. Sei severo un po', eh? E devo essere contento? Non so, allora, se sono contento non va bene. Sono severo. Sono severo perché secondo me noi non siamo questi, ma non siamo neanche quelli di domenica scorsa. Stiamo evolvendo. Stasera abbiamo fatto un passettino indietro. In chiave primo posto, questa è la sconfitta che può pesare. Ma certo che pesa, anche perché è in casa nostra, è una sconfitta che vale doppio. Poi però andiamo a guardare quello che abbiamo fatto e ce li andiamo a prendere da un'altra parte, ecco. Se vogliamo essere una grande squadra, cosa che secondo me possiamo diventare. Dal punto di vista tattico cambia molto trovare dei battitori salto flot così efficaci che Modena non ha e quindi non può allenare. Ma noi abbiamo fatto qualche bella partita in salto flot, non ultima venerdì scorsa, cioè domenica scorsa contro Verona, e abbiamo battuto bene in salto flot e li abbiamo messi in difficoltà. È evidente che ieri ci ha trovato una giornata in battuta importante, ma non siamo andati in difficoltà solo quello. Abbiamo fatto prendere i muri più i centrali che non i laterali, cioè sono tante le cose che si sommano quando parti bene, vinci il primo set a 22 e poi dopo qualcosa si inceppa. La situazione che ha trovato, sei riuscita anche a sfruttare quelle che sono state magari un po' le mancanze di questa sera, riuscita a esprimere un gioco, una concretezza importante. Attenzione, Monza ha sfruttato quello che noi gli abbiamo fatto sfruttare. Loro è una bella squadra, una squadra che batte bene, che difende e l'ha dimostrato stasera. Noi lo sapevamo, è ovvio che bisogna essere sempre là in alto, cioè tutti giocano contro di noi, lo dico dall'inizio dell'anno, per cercare di fare il risultato. Monza è riuscita, quindi darà maggiori chance ancora a qualcun altro di pensare che venire qua poi non è così impossibile. Siamo noi che dobbiamo far trovare un pelino meglio a livello di testa. Poi sicuramente la responsabilità è mia perché non sono riuscito questa volta a prendere l'attenzione della squadra in una partita molto importante.